Beh, un Messina che delude moltissimo da parecchie giornate. Però sul piano dell'impegno mi pare che la squadra, insomma i giocatori, il cuore lo mettono in campo. Sicuramente Di Costanzo è un allenatore da un punto di vista psicologico, mentale, importante per lo spogliatoio. Sicuramente con Grassadonia a più riprese durante il campionato si era rotto qualcosa nello spogliatoio e personalmente sono contento di questo cambio, forse è arrivato un po' in ritardo. Ma cosa manca alla squadra? Ma la squadra, ormai i calciatori sono questi, cosa può mancare? A livello mentale, a livello atletico, lo stesso Di Costanzo parlava di una preparazione atletica a metà, quindi adesso ci sarà una ripresa, soprattutto sotto questo aspetto. Bisogna pensare adesso ai play-out, quindi piazzarsi nel gradino migliore. Sì, intanto l'allenatore parlava di, sotto il punto di vista mentale, di lavorare sulla mente dei giocatori in prospettiva dei play-out, è lì che ormai ci giocheremo la salvezza, un posizionamento migliore ci potrà garantire maggiori probabilità di salvarci, ce la giochiamo lì, magari un quintultimo posto ci aiuterà. Ci siamo messi una strada, non c'è squadra, non c'è gioco, tanto così andiamo indietro, non avanti. Siamo delusissimi, come curva ci siamo ricompattati, abbiamo cercato di cantare 95 minuti, siamo stati presenti agli allenamenti, abbiamo cercato di spronarli, però vediamo che non c'è qualità. Questa squadra è stata fatta con tanti sacrifici, sappiamo con 4 soldi, però non c'è qualità, vediamo gente che hanno corso in vano secondo me. Io faccio anche i nomi, per me alcuni giocatori tipo Cane, il numero 8, Damonte, non sono giocatori di categoria assolutamente. Quindi siamo delusi. Dobbiamo pensare solo ai play-out. E come la vedi? E come la vedo? La vedo nera, perché almeno le altre squadre cercano di portare il punticino. Noi oggi sì, con molta fatica. Grazie a Dio il portiere ha parato quel rigore, altrimenti non so come sarebbe andata veramente. Quindi siamo desolati come piazza e come tutto. Mollare no, non ha mollare, senso. Noi non cerchiamo, noi per mentalità non molliamo mai la squadra, però è ovvio che quando vediamo che nessuno praticamente dà il 100% in campo, come noi lo diamo sugli spalti, perché noi oltre a fare sacrifici economici noi siamo là 95 minuti a cantare e vediamo che non c'è lo stesso attaccamento alla maglia. Ovviamente sono giocatori che magari un altro anno andranno in altre piazze, magari forse qualcuno rimarrà, però vorremmo vedere veramente 11 leoni, cosa che noi gli cantiamo ma che non vediamo. La società ha anche le sue colpe, non me ne voglia lo Monaco, io sono un suo stimatore, però non si poteva arrivare a questo punto, si doveva pensare prima, non magari all'esonero dell'allenatore, perché sappiamo che poi non si possono cambiare 16 giocatori ma l'allenatore in un giorno sì, però bisognava prima allestire una squadra secondo me più all'altezza della situazione. Dico, ritengo si può pure perdere 4-0, 5-0, 6-0, però buttando sangue dalla bocca, con l'attaccamento alla maglia, io oggi ho visto praticamente 11 figurine. Non mi va di vedere uomini e donne, mi sto a casa e me li vedo in TV. Ma secondo te è solo una questione di impegno o anche di qualità comunque? No, è una questione di cuore, la qualità senz'altro, però stai tranquillo che se avessero messo, diciamo... Però i calciatori continuano a dire che comunque loro sudano la maglia. Vabbè, sì, l'hanno ripetuto anche in questa settimana. Sì, anche io sudo la maglia se faccio un minimo di fatica, ma in questo modo no, è scandaloso. Dovevano veramente rappresentare quella maglia attraverso la voglia di fare qualcosa, anche perdendo. Ecco, come ci si salva, considerato ovviamente attraverso i play-out a questo punto? La vedo molto dura da questo punto di vista, perché rispetto ad altre squadre è proprio quello che manca, la verve, proprio lo stimolo, l'attaccamento alla maglia, la passione verso questi colori, che proprio come oggi mai nella mia vita ho visto un distaccamento proprio dai colori in questo modo.